Purtroppo la voce oggi non è quella del solito, per cui diciamo se non ci aiuta il microfono non si sentirà. Anche davvero io molto velocemente per ringraziare Roberto Petri, per ringraziare Berto, per ringraziare tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, anche qui a Ravenna, tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia in Romagna. Saremo tutto il giorno per altri giri lungo questa parte importante della regione Emilia-Romagna. Domani un'altra giornata intensa di appuntamenti, la prossima settimana di nuovo qui, ma sia chiaro che la nostra presenza in Emilia-Romagna non si esaurisce la prossima settimana. Saremo ancora più presenti dopo il 26 di gennaio, quando governeremo la regione Emilia-Romagna, dimostrando che l'Emilia-Romagna non era una regione locomotiva d'Italia grazie al PD, ma che lo era nonostante il PD, grazie all'operosità, alla serietà, alla concretezza e alla forza della sua gente e della sua storia, ma che questa regione poteva avere molto di più. Noi siamo qui per parlare con i mondi produttivi, con le aziende, con le famiglie, con i professionisti, con le persone lasciate ai margini da una politica ormai sempre schierata con i poteri forti. Siamo qui per parlare con i territori, per raccogliere le istanze, i bisogni e trasformarle in fatti concreti, in mattoni che possano dare un futuro diverso e migliore all'Emilia-Romagna. E ovviamente vi tocca di essere un po' un crocevia della storia d'Italia alla fine della prossima settimana, perché dal risultato in particolare di questa regione, anche dal risultato della Calabria, ma sicuramente anche dal risultato dell'Emilia-Romagna, dipende non solo il futuro di questa regione, dipende probabilmente il futuro dell'Italia intera. Se da qui, da quella che è stata considerata sempre una roccaforte della sinistra, un luogo nella sinistra, nel quale la sinistra poteva fare quello che voleva, che tanto sarebbero rimasti sempre in sella, se da qui dovesse arrivare l'avviso di sfratto alla sinistra, qui in Emilia-Romagna, dove c'è la cassaforte della sinistra, beh, allora sarà evidente a tutti che in Italia questo governo non ce lo vuole nessuno. E anche il Presidente, di sciogliere alle Camere e consentire all'Italia di scegliersi un nuovo governo, possibilmente prima che questi signori tentino di apparecchiarsi un'altra legge elettorale truffa per tentare di rimanere al governo anche se non hanno i voti e il consenso di un popolo del quale a loro non frega assolutamente nulla. Se parliamo di fare l'Italia e il popolo italiano, il prossimo 26 di gennaio tutti a votare per cambiare in Emilia-Romagna e per cambiare in Italia. Grazie e mi raccomando.